Al fine di proseguire la nostra valutazione delle qualità di volo dell'MB339, iniziata nel video precedente, ci concentreremo oggi sul ruolo determinante di queste piccole superfici aerodinamiche presenti verso l'estremità alare del velivolo. Si tratta delle mini fences. A cosa servono e perché sono così importanti? Facciamo un passo indietro e ritorniamo al 1985, quando l'MB339 era oggetto di valutazioni e test di volo, sia da parte della ditta, ma anche da parte del personale del reparto sperimentale volo. Durante le prime fasi di sviluppo furono riscontrati alcuni problemi di instabilità laterale e una tendenza all'autorotazione durante lo stallo. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Per quanto riguarda l'instabilità laterale, possiamo dire che in prossimità dello stallo, una volta raggiunto l'angolo d'attacco critico, si verificava la separazione del flusso dal profilo alare, ma non in modo simmetrico. Infatti, piccole asimmetrie su una semiala piuttosto che sull'altra portavano rapidamente all'instabilità laterale. Questa asimmetria causava un rollio indesiderato, cioè una rotazione lungo l'asse longitudinale, con la conseguenza che il pilota perdeva il controllo laterale. Nel caso dell'MB339 questo fenomeno si è manifestato come una tendenza a oscillare lateralmente e anche le manovre di recupero risultavano complicate. Con le taniche montate la situazione cambia radicalmente. Già alle medie incidenze si nota una certa turbolenza sul raccordo alla tanica e, aumentando l'angolo d'attacco, si osserva anche un'inversione del flusso che si origina sul bordo attacco nel punto di congiunzione con la tanica e rapidamente si estende a tutta la parte esterna della semiala destra. Sulla semiala sinistra invece la separazione resta confinata a una zona triangolare, come si può vedere nell'immagine. L'altra problematica era l'autorotazione e questo fenomeno riguardava il comportamento del velivolo durante il cosiddetto G-stallo. Il G-stallo, o anche detto stallo accelerato, è un fenomeno che si verifica durante le manovre con elevati fattori di carico, come ad esempio le virate strette che aumentano il carico sull'ala dell'aereo. In questa condizione l'ala deve generare una portanza maggiore proprio perché il fattore di carico è aumentato, ma questo aumenta anche l'angolo d'attacco, che può superare l'angolo d'attacco critico, cioè quello per cui si ha lo stallo, anche se si è al di sopra della normale velocità di stallo. Anche in questo caso la separazione del flusso dalla superficie alare avveniva in modo asimmetrico tra le due semiali e il velivolo tende a ruotare verso la semiala che è maggiormente in stallo e questo porta al fenomeno dell'autorotazione, ovvero un movimento rotatorio incontrollato attorno all'asse longitudinale del velivolo che può degenerare in una spirale discendente se non viene corretta prontamente. Tutto questo, come potete immaginare, rappresentava un problema di notevole importanza per un velivolo che voleva essere un addestratore, dove, come abbiamo detto più volte, la sicurezza e la prevedibilità del comportamento del velivolo erano fondamentali. Una prima soluzione a questo problema fu l'installazione dei vortex generators sull'ala, una tecnica aerodinamica già adottata sui velivoli MB-326H della Royal Australian Air Force. I vortex generators sono piccole superfici metalliche fissate sull'ala, progettate proprio per generare vortici, forzando così il flusso d'aria a passare da laminare a turbolento. Idealmente, come abbiamo visto in altri video, è preferibile avere uno strato limite laminare. Per motivi aerodinamici, ovviamente, poiché lo strato limite sappiamo che offre diversi vantaggi. Riduce ad esempio la resistenza aerodinamica, limita le vibrazioni e quindi il carico strutturale, diminuisce le turbolenze, migliora l'efficienza del velivolo alle basse velocità. Tuttavia ci sono condizioni in cui è preferibile avere uno strato limite turbolento. In particolare, ad elevati angoli d'attacco, lo strato limite può separarsi dalla superficie dell'ala, causando la perdita di portanza e portando allo stallo, rendendo il flusso turbolento attraverso appunto i vortex generator. Lo strato limite acquisisce una certa energia che gli permette di rimanere aderente alla superficie più a lungo. Si decide cioè di rinunciare ai benefici del flusso laminare a patto di mantenere il flusso attaccato alla superficie
dell'ala ad angoli d'attacco più elevati. Dopo l'installazione dei vortex generators sul bordo d'attacco dell'ala, il comportamento del velivolo risultava effettivamente migliorato. Ad esempio, in condizioni di G-stallo con i servoattuatori attivati, il velivolo mostrava un comportamento a rollio controllato fino a velocità di 300 nodi, mantenendo fattore di carico di 7,5 G. A differenza di prima, in cui già a 200 nodi il velivolo manifestava fenomeni di aspirazione sull'alettone sinistro quando il servoattuatore era disattivato e oltre 270 nodi tendeva ad entrare in autorotazione verso destra, rendendo la situazione difficilmente controllabile da parte del pilota. Per quanto riguarda il servocomando disattivato, dopo l'applicazione dei vortex generators, il fenomeno di aspirazione sull'alettone sinistro e destro si manifestava ancora, ma risultava controllabile fino a 280 nodi. Oltre questa velocità, invece, le oscillazioni diventavano sempre più violente, portando ancora a fenomeni di autorotazione. Tuttavia, questa configurazione, sebbene migliorativa, nei voli prova effettuati il 16 maggio del 1985, il pilota non la ritenne accettabile e pertanto i Vortex Generators furono rimossi il 13 luglio 1986. Sulla base di ulteriori analisi e studi è stata proposta quindi una nuova configurazione che presentava una nuova tipologia di fix aerodinamico, le cosiddette mini fences, che sono poi l'argomento del video di oggi. Vediamo innanzitutto cosa sono queste mini fence e poi esaminiamo le prove di volo e i risultati ottenuti. Quando un velivolo vola ad elevati angoli d'attacco, il flusso d'aria tende a muoversi non solo lungo la direzione longitudinale, cioè dal bordo d'attacco verso il bordo di fuga dell'ala, ma anche lateralmente, ovvero dalla radice verso l'estremità. In generale le fences agiscono come piccole barriere che impediscono questo movimento laterale, mantenendo il flusso d'aria aderente alla superficie più a lungo e in maniera più uniforme, specialmente nelle sezioni critiche, quelle cioè verso l'estremità. La progettazione delle mini fences, queste piccole alette antiscorrimento, che ha richiesto uno studio approfondito delle dinamiche del flusso sull'ala, ha permesso di giungere alla conclusione che erano necessarie una o due alette antiscorrimento posizionate verso la tip, l'estremità alare. Furono quindi sviluppate due configurazioni diverse da testare in volo. La prima, chiamata OVC 576, dotata di 4 mini fences, 2 per semiala, e la configurazione OVC 577, che prevedeva invece la rimozione delle mini fences più esterne e di conseguenza la presenza di una sola mini fences per semiala. La scelta di testare due configurazioni diverse aveva lo scopo di verificare in primo luogo l'efficacia della soluzione aerodinamica trovata e in secondo luogo di determinare se fosse possibile ottenere risultati comparabili riducendo il numero di queste mini fences. In altre parole, si cercava un compromesso tra l'efficacia aerodinamica delle quattro alette antiscorrimento e una potenziale riduzione del peso e della complessità del sistema. I test di volo condotti su entrambe le configurazioni hanno fornito dati importanti per verificare l'efficacia dei fix aerodinamici proposti. In particolare, la configurazione 576, quella con 4 alette antiscorrimento, 2 per semiala, ha mostrato risultati molto soddisfacenti. I voli sono stati effettuati ad una quota compresa tra 20.000 e 25.000 piedi. I test prevedevano una decelerazione lenta, ovvero le manovre di stallo sono state condotte con una decelerazione lenta di circa un nodo per secondo, fino al verificarsi dello stallo. Durante queste manovre sono state annotate la velocità di inizio del buffeting e la velocità di stallo. Dopo una prima serie di stalli con decelerazione lenta, i test sono stati ripetuti con uno stallo insistito per un secondo. In assenza di problematiche legate alla sicurezza,
I test sono stati ulteriormente ripetuti con uno stallo insistito per 3 secondi. Inoltre sono stati testati stalli accelerati, ovvero durante la configurazione di crociera sono stati eseguiti stalli accelerati alle velocità di 150 nodi e un fattore di carico di 3G e 200 nodi con un fattore di carico di 4G. Ogni prova è stata ripetuta 3 volte per garantire l'affidabilità dei risultati raccolti. Quando sono state montate le 4 mini fences, interna ed esterna, il fenomeno della caduta d'ala durante lo stallo è stato eliminato. I piloti hanno riscontrato una buona efficacia del comando di rollio tramite alettoni anche in condizioni di post stallo. Si è visto infatti che le mini fences riuscivano a simmetrizzare il flusso e a limitarne l'inversione, riducendo l'estensione del fenomeno di separazione a una zona triangolare su entrambe le semiali, mantenendo così una parte di alettoni libera, e questo ha migliorato significativamente la sicurezza e la controllabilità del velivolo. Durante gli stalli il velivolo ha evidenziato una notevole stabilità laterale, con un controllo migliorato del flusso aerodinamico su tutta la semiala. Le mini fences hanno efficacemente ridotto la formazione di bolle di separazione, mantenendo il flusso laminare in una regione più ampia della superficie alare e facilitando la transizione al flusso turbolento in modo più controllato. Di conseguenza il comportamento del velivolo in condizioni critiche, come appunto lo stallo, è stato più prevedibile e la manovrabilità è stata giudicata adeguata dai piloti collaudatori. La configurazione 577 con due mini fences ha invece presentato alcune criticità. Sebbene vi fosse ancora un certo miglioramento rispetto all'assenza totale di alette antiscorrimento, i test hanno mostrato che la riduzione del numero di mini fences ha portato a una diminuzione della stabilità laterale e a un aumento degli effetti asimmetrici durante lo stallo. Questo comportamento richiedeva maggiori correzioni da parte dei piloti per mantenere il controllo. Pertanto, questa configurazione con due mini fences è stata considerata meno efficace e non adeguata per garantire la stabilità richiesta durante le manovre critiche. Quello che possiamo dire è che questi risultati dimostrano come una progettazione attenta, fatta da gente competente e una collaborazione proficua fra più enti può far sì che anche piccole soluzioni, in questo caso aerodinamiche, hanno come effetto, come conseguenza, un miglioramento sostanziale della qualità e della sicurezza del volo. E pensate come questo piccolo dettaglio, insieme ovviamente a tanti altri, ha permesso all'MB339 di essere il velivolo che conosciamo tutti e avergli dato una vita operativa così lunga, ma soprattutto ad alto livello. E infatti, come possiamo vedere, separarci da questo velivolo, ad esempio nel caso delle frecce tricolori o per quanto riguarda l'addestramento basico, non sarà così semplice. Con questo io termino l'argomento. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e soprattutto a iscrivervi al canale in modo da far crescere questo canale, sebbene io non possa pubblicare costantemente come fanno tanti altri youtuber che, non so se per questo o altri motivi, hanno un seguito molto più numeroso del mio. In ogni caso vi ringrazio per l'affetto che vi date, siete una community fantastica, lo si vede dai commenti educati, curiosi e anche spesso tecnici, quindi complimenti anche a voi. Noi ci vediamo nel prossimo video, un saluto a tutti, ciao!